Oggi il TG1, come si chiama, riformato, quello in cui non c'è più Minzolini, quella roba là, ha dedicato i primi 8 minuti e mezzo al confronto di stasera Italia-Spagna. Bene, i primi 8 minuti e mezzo di esaltazione delle esaltazioni anti-Kuberten, cioè volevo ricordare che colui che aveva immaginato le Olimpiadi aveva comunque dichiarato lo sport e via dicendo è fondamentale, coloro che vi partecipano, coloro che si battono, la qualità dello scontro e non l'elemento del vincere contro l'altro. Direi al limite il vincere contro il cattivo sport, contro una cattiva modo di vedere, unicamente da scontro definitivo contro, ma appunto per celebrare dall'antichità questo momento delle attività umane, di cultura umana. Allora, oggi quegli 8 minuti è stata costantemente invece data l'atmosfera si vince, si vince, si vince, si vince, si vincerà. Non mai giocheremo bene, si vincerà, attesa spasmodica. Allora in questo contesto, a mio avviso, un opportuno, ottimo messaggio del Presidente della Repubblica, inserito in questo, con la notizia, anche questa, voglio dire, non unicamente, non italiota, ma propria di paesi anche di grande democrazia, del fatto che sarà presente il Presidente del Consiglio, in questo contesto non un barlume, devo dire, di comunicazione. Abbiamo sentito il Presidente del CONI, tutte le massime autorità, con una piccola sottolineatura. Comunque l'importante sarà vincere, fare una bella partita. No, per non creare necessariamente un momento di frustrazione in chi perde, che sia in Spagna, ma soprattutto in Italia. Di frustrazione, tutto quanto. Cioè a quel punto è l'italianità che è in causa come grande giornata. E non ritengo eccessivo sottolineare questo, perché viene in una situazione nella quale quella stella gialla per la quale alcuni anni fa noi diciamo stiamo attenti, guardate che troppi fatti ci ricordano il 36, 37, 38, stiamo attenti, misuriamola. E noi ci troviamo oggi in Italia con, lo ripeto, alla lettera, spero che un po' di magistrati ascoltino, perché lo ripeto per l'ennesima volta, la Repubblica e lo Stato italiano si trovano oggi in una condizione dinanzi alla propria Costituzione, dinanzi alla legalità e alla giurisdizione europea che da 30 anni lo sottolinea, con evocazioni nelle nostre condanne, ancora di recente, per violazione grave dei diritti umani, si trova quindi il nostro Stato in una condizione di flagranza dei peggiori reali contemporanei contro il diritto, i diritti umani, il diritto, la Costituzione, la legge del nostro Stato.